Oltre 150 professionisti attesi a Sulmona per il terzo congresso medico nazionale che si svolgerà l'8 e il 9 aprile nei locali del centro pastorale diocesano. Il filo conduttore di questa edizione sarà lo studio della qualità dell'aria, che sarà reso noto da Tommaso Pagliani, già responsabile dell'Istituto Mario Negri Sud. Si tratta di un progetto pilota, ha annunciato il medico Maurizio Proietti, che sarà esportato per tutte le altre città. Sullo studio della qualità dell'aria, Capoluogo Peligno ambisce a diventare capitale dell'ambiente e della salute. La novità è che in sede congressuale presenterà delle novità, saranno anteprime nazionali e quindi dal congresso di Sulmona probabilmente, anzi sicuramente, usciranno le linee guida anche per le altre città afflitte dallo stesso problema. Il congresso quest'anno sarà esteso alla cittadinanza. Intendiamo allargare i temi dell'ambiente e della sostenibilità a tutti, ha esordito il presidente dell'associazione Alba, Franco Fagnani. Le novità di questa edizione sono innanzitutto che il congresso quest'anno è aperto a tutti e in questo riprendiamo proprio un auspicio che fece il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, il senatore Bianco, nella prima edizione, che chiedeva che la professione medica e quindi le tematiche ambientali venissero allargate non solo agli addetti ai lavori, ma a tutte le figure e alla popolazione in generale, in quanto interessati e coinvolti dal problema. Siamo sempre in prima linea con eventi importanti come questo, ha aggiunto Domenico Taglieri, vicepresidente della Fondazione Carispac, e siamo contenti che quest'anno il congresso scientifico sia aperto a tutti. Ci tengo a ribadire la mia presenza non solo come Fondazione della Cassa del Risparmio, ma anche come persona vicina alle iniziative che vengono prese dalle città. Nella 2 giorni di congresso interverranno fra gli altri, oltre a Fagnani e Proietti, il vescovo di Simona Valle Angelo Spina, l'arcivescovo di Chiedivasto Bruno Forte, Nicoletta Proietti, componente del Consiglio Direttivo Alba. Sulmona diventa il capofila di un messaggio che poi si deve allargare al territorio italiano. E sarò proprio Monsignor Spina a ricordare l'importanza di tutelare il territorio e di valorizzarlo, perché non ci può essere etica dell'uomo senza etica dell'ambiente. Nella 2 giorni saranno coinvolte anche le scuole, perché, ha ricordato il medico Maurizio Cacchioni, i giovani sono il nostro futuro. Con il dottor Proietti abbiamo organizzato queste giornate per la diffusione della cultura ambientale nelle scuole. Sono giornate che abbiamo già svolto qualche anno fa nel liceo classico con il professore di igiene ambientale dell'Università dell'Aquila e che quest'anno invece riproporremo con l'Università di Chieti.